E3 2014, stand Nintendo. Abbiamo appena provato una delle nuove proposte della Software House di Kyoto, che è stata presentata nel corso della sua conferenza. Si tratta di Captain Toad Treasure Tracker. Il titolo è un particolarissimo puzzle game che viene direttamente dall'ultimo capitolo regolare di Super Mario. Vi ricorderete infatti che c'erano alcuni livelli speciali dedicati proprio al celebre funghetto, che è una delle mascotte più classiche di Nintendo. Il gameplay di quelle sezioni è stato preso di peso e adesso costituisce un gioco a sé stante. Il titolo sfrutta in maniera nettissima l'interazione con il touchscreen del gamepad. Infatti, oltre ad usare gli stick analogici per muovere il nostro personaggino e cambiare l'inquadratura, insomma, di questi stage che hanno la forma di veri e propri labirinti cubici, dobbiamo anche toccare lo schermo touch del gamepad per poter muovere alcuni degli elementi che compongono il level design e trovare la strada per raggiungere il tesoro e i molti collectible che sono disseminati appunto nello stage. Il gioco ci è parso sicuramente intelligente, finalmente è una proposta abbastanza nuova, il gameplay è originale e noi siamo stati veramente felici di poterlo provare. Crediamo che insieme a tutti gli altri titoli della lineup Nintendo possa essere un prodotto fortemente caratterizzante per quella console che da questo E3 2014 esce fortemente rivitalizzata, ovvero il Wii U. Vi lasciamo quindi adesso alle immagini di questo interessante puzzle game e continuate a seguirci per tutti gli altri aggiornamenti su Captain Toad.